vittoria consecutiva e per lunghi tratti, forse una delle migliori le Schuss-Perkinelmer viste, nonostante le assenze, nonostante il periodo, nonostante una settimana complicata. Nonostante una settimana senza allenamento, praticamente, questo dimostra che la squadra ha avuto l'atteggiamento giusto, quello che ci aveva chiesto Giangio. Non interessava mettere subito i palloni tutti giù. Oggi abbiamo fatto tantissime coperture, abbiamo avuto un'intensità di gioco veramente alta che ha messo in difficoltà la squadra di Monza. Sapevamo delle loro qualità, però la nostra squadra è diventata una squadra che adesso riesce a stare concentrate e a giocare sempre con l'atteggiamento giusto nelle partite. Questo dimostra, secondo me, la maturità che abbiamo preso da un inizio un po' più difficile, no? Sappiamo che abbiamo tanto ancora da migliorare, questo sarà un mese durissimo, però oggi la squadra e principalmente Swan ha dimostrato che non posso parlare questo in cojones, come si dice in argentino. Non importano le assenze, noi siamo una squadra e questa fa la differenza. Oggi un super Nimira Abdelaziz, forse no, hai capito, no? Che era caldo, che era bollente, ti sei affidato molto a lui. Sì, diciamo che nelle palle principalmente più scontate, oggi non avevamo un attaccante come Leal, che diciamo è uno dei nostri riferimenti. Forse mi sono appoggiato di più a Nimir, capendo anche che lui era caldo, che era in partita, che ha fatto quello che fa sempre. Diciamo che in questo ultimo momento sta facendo veramente grandissime cose, nonostante qualche problema fisico, lui è uno che tiene duro e stringe i denti e sta dimostrando il top player che è. Domenica non si gioca con Ravenna, è un momento davvero complicatissimo per tutta la società, anche per la pallavolo. Poi, insomma, come la state vivendo? Che settimane ti aspetti? È un po' strano, no? Questo momento, sembra di rivivere, no? I momenti che abbiamo vissuto nel passato. Io mi ricordo esattamente quest'epoca, inizio gennaio, quando abbiamo avuto qualche caso in Brasile di Covid, abbiamo giocato in 9, 8 certe partite l'anno scorso. Secondo me dobbiamo stare tranquilli, non creare panico anche in questo momento, pensare a stare il più risguardati possibile, che adesso è il nostro mese, questo mese di gennaio è il mese più impegnativo che abbiamo nella stagione, e dobbiamo lavorarci anche se non abbiamo la partita domenica, dobbiamo tenere la nostra concentrazione sulle cose che dobbiamo migliorare in allenamento.